Buongiorno, siamo a Bari, a CrossFit 195. Io sono Mirko, trainer e owner del box. Oggi è martedì e il warm-up di oggi prevede 30 jumping jack, 20 air squat e 10 inch worm con shoulder rotation. Quindi una volta che ci troviamo a contatto con il pavimento con le mani, andremo a effettuare delle rotazioni reciprocamente, prima dal lato destro e poi dal lato sinistro della mano verso l'alto. Successivamente passeremo a un warm up con il bilanciere in PVC che prevede 3 deadlift con impugnatura snatch, quindi mani leggermente più larghe sul bilanciere, 3 scrollate, 3 hang power snatch, 3 overhead squat ed infine 3 squat snatch. Questo warm up ci serve per il workout di oggi che prevede 10 secondi di hanging e flutter kick, 10 secondi di hanging rest, successivamente nuovamente 10 secondi di hanging e laps, 10 secondi di hang rest ed infine 10 secondi di hang e sit hold. Questa è la prima parte del workout, quindi facciamo un lavoro sul core. Workout di oggi è composto da 4 round, ogni round così composto: 4 per 3 minuti on, 3 minuti off di 54 air squat, 36 push up, 18 toes to bar e nel resto del tempo che abbiamo a disposizione il max effort di snatch. Secondo round, sempre 4 per 3 minuti on, 3 minuti off, gli air squat diminuiscono, passano a 45, i push up anche a 30 push up ed infine i toes to bar diventano 15. Anche qui max effort di snatch. Terzo round, 4 per 3 minuti on, 3 minuti off di 36 air squat, 24 push up e 12 toes to bar. Nel tempo che resta max effort di snatch ed infine ultimo round composto sempre alla stessa maniera, però gli air squat diventano 27, i push up 18, i toes to bar 9. Nel resto del tempo max effort di snatch. Come avete potuto notare, le ripetizioni dei vari movimenti diminuiscono ma aumenta il carico sullo snatch, quindi per gli atleti avanzati il carico sullo snatch sarà composto così: nel primo round peso uomo indicato 60, per le donne 40, secondo round uomo 70, donna 47,5, terzo round gli snatch vanno a 80 kg per gli uomini, 55 per le donne ed infine ultimo round 90 kg per gli uomini e 60 per le donne. Per gli atleti intermedi invece i carichi saranno composti nella seguente maniera: 40 kg uomo, 25 donna nel primo round, 50 kg uomo, 30 kg donna nel secondo round, 60 kg uomo, 35 donna nel terzo round e l'ultimo round sarà composto da 70 kg per gli uomini e 40 kg per le donne. Per gli atleti che invece hanno incominciato da poco, quindi i beginner, avremo 30 kg sul bilanciere nel primo round per gli uomini, 15 per le donne, 35 il secondo round, 20 per le donne, 40 nel terzo round, 25 per le donne e 45 per gli uomini nell'ultimo round, 27,5 kg per le donne.